Non è stato posto il tema dell'esercizio del Golden Power, che come lei sa l'Italia ha utilizzato quando ha ritenuto che fosse necessario utilizzarlo, ma è un tema che non è stato posto ai nostri interlocutori. Presidente, si può dire che il suo è un approccio alternativo a Via della Seta? E poi, è un approccio alternativo alla Via della Seta. Io ho sempre detto che non condividevo, l'ingresso italiano nella Via della Seta. La mia è stata una scelta di coerenza, poi di decidere di uscire dalla Via della Seta, ma ho sempre detto che la Via della Seta e la presenza italiana nella Via della Seta non era l'unico modo per avere rapporti e anche per far crescere i nostri rapporti con la Cina. Del resto, come ho raccontato tante volte, noi eravamo l'unica nazione tra le grandi nazioni dell'Europa occidentale a far parte della Via della Seta, ma non eravamo la nazione che aveva il migliore interscambio con la Cina, tutt'altro. Torno al tema degli investimenti, ci sono altre nazioni dell'Europa, tra le principali nazioni europee che hanno un volume di investimenti cinesi che è molto più alto. Quindi io ho sempre detto che si poteva uscire dalla Via della Seta e nello stesso momento ricostruire un rapporto di collaborazione più intensa con la Cina, ed è esattamente quello che ho fatto. Presidente,